E adesso è il momento di conoscere meglio il bellissimo posto che abbiamo scelto per vivere. Viva Maiorca! Cosa succede sull'isola? Buongiorno e bentrovati a Viva Maiorca! Al telefono con noi Stefano Cossignani, co-founder di Pizza School, che si occupa di consulenza e formazione professionale ad alto livello, come per esempio i pizzaioli, panettieri, pasticceri. Con più di 25 anni di esperienza nel mercato spagnolo, oggi però Stefano è al telefono con noi di Italiana FM per raccontarci un progetto, un'iniziativa solidale molto bella che riguarda Maiorca. L'iniziativa si chiama Pizza per Maiorca. Ciao Stefano e bentrovato, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno, bentrovati a voi, grazie per l'invito, è un piacere stare qui con voi. Anche per noi. Senti Stefano, ci spieghi nel dettaglio in che cosa consiste l'iniziativa solidale Pizza per Maiorca e come è nata? Ok, allora, innanzitutto noi come Pizza School siamo soci o perlomeno addirittura responsabili della parte pizzeria e panificazione della SCAIB. SCAIB è l'associazione degli chef affincados nella Isla Baleares, cioè quindi tutti gli chef che sono presenti qui, quindi non necessariamente maiocchini, anzi sono molti nomi illustri che vengono anche dall'estero, dalla penisola, eccetera. Quindi tramite la SCAIB siamo molto attivi sul sociale, in quello che possiamo ovviamente, e con la SCAIB si è deciso di aiutare un progetto che già era in essere, l'associazione Tardor, che è un comedor social, quindi una mensa sociale, dove siamo passati in pieno centro a Palma di Maiorca, sono passati a dare dai 40 a 50 pasti giornalieri a più di 900, siamo a 922 per l'esattezza, quindi puoi immaginare la situazione. Ci hanno coinvolto perché stiamo coinvolgendo tutti i cuochi, eccetera. Allora, noi normalmente invece di fare noi pizze ogni settimana si è deciso di coinvolgere ancora di più, quindi andare a vedere tutte le pizzerie con cui noi collaboriamo in tutta la isola di Maiorca, addirittura si diffonderà anche sulle isole Baleari, ognuno metta il suo, nunca me cordicio come si dice in spagnolo, il suo granello di farina, no? Il suo grano d'arena, no? Quindi facendo cosa? Il pizzaiolo o chi ha la pizzeria fa una quindicina di pizze una volta al mese, il distributore della zona di prodotti italiani aiuta con prodotti tipo la farina, il pomodoro, la mozzarella, eccetera eccetera, e addirittura, essendo noi abbastanza internazionali, abbiamo coinvolto addirittura i produttori italiani, nel senso la farina, i pomodori, quelli che producono i mulini, no? Nel senso proprio siamo arrivati. Quindi ognuno produttori italiani che fanno arrivare i prodotti a Maiorca? Che fanno arrivare i prodotti in tutto il mondo, sì. Ovviamente anche in Spagna tramite distributori italiani, tipo la farina alle 5 stagioni, la farina Molino Orsili, la Caputo, molti molini, sì. Il molino Quaglia, e davvero se ne sono tutti immediatamente messi in moto, senza nessun problema, anzi molto volentieri. I distributori della zona che sono diversi, tipo il Grotto, tipo l'Archio Spalma, tipo Fry.it, Savores d'Italia, sono tutti fornitori di prodotti italiani sulle isole Baleari, e anche loro si sono messi in moto, e poi le pizzerie stanno aderendo, nonostante non sia un periodo facile per nessuno, e lì dove io vi chiedo magari utilizzare il vostro mezzo per arrivare a pizzerie, a pizzaioli che vogliano partecipare a questa iniziativa, e che sappiano che possiamo aiutare anche con un piccolo cesto una volta al mese, e tra l'altro con i prodotti che gli arrivano gratuitamente, e veramente ad aiutare una situazione che sta diventando tragica. Certo, quindi tu Stefano ti occupi di coordinare questo progetto, no? Questa iniziativa. Esatto. E se una pizzeria, per esempio, vuole aderire all'iniziativa, come può contattarti? Mi può contattare via email, con i nostri info@pizzaschool.es, oppure nelle nostre reti sociali cercando pizzaschool.es, quindi un messaggio per Instagram, un messaggio per WhatsApp, un messaggio per Facebook, dove vogliono, e si mettono in contatto con me, io organizzo di metterli nella lista delle pizzerie che stanno già aderendo molte, ma ovviamente l'obiettivo è arrivare a produrre più pizza possibile durante, almeno finché duri questa situazione dall'acqua, no? Certo. Cioè,
Certo, beh, una bella iniziativa, complimenti Stefano e complimenti anche a tutte le persone che ti stanno aiutando, ai tuoi collaboratori e alle persone che decideranno o decidono di aderire a questa iniziativa. Vuoi aggiungere qualcosa Stefano? No, complimenti anche a voi che state diffondendo anche questo, state mettendo anche voi la vostra voce, nunca mejor dicho di nuovo. Grazie, grazie mille. Niente, tutti quelli che possano, non devono essere assolutamente pizzaioli, che vogliono collaborare, se sono cuochi o hanno una certa manualità possono addirittura andare, mi contattano lo stesso, andare nel comedor a turni, perché stanno andando chef praticamente che lasciano il loro giorno libero per andare a cucinare nel comedor di Estardor, ripeto il nome, associazione Estardor, che è a Palma, sulla via esatta, mi avete beccato, nel senso sta sulla zona di Avenidas, immaginate, quindi molto centrico, che passa molto inavvertito, però lì dentro si stanno facendo grandissime cose, quindi chi vuole, ripeto, collaborare lo può fare in qualsiasi modo. Stiamo preparando, dimenticavo, è importantissimo, il salvadanaio della solidarietà, quindi immagina con i barattoli quelli a vetro, no? Con il coso stiamo preparando una sorta di uccia, no? Si chiama salvadanaio in spagnolo, e prepareremo con la grafica dove ogni stabilimento, come si dice, ogni negozio, ogni pizzeria, può essere anche un sale tavacchi, non deve essere per forza una pizzeria, può mettere questo salvadanaio con questo stabilimento sta partecipando all'iniziativa benefica, eccetera eccetera. Ovviamente ne mettiamo 50 o 100, anche fosse un euro a bote, così dice, a salvadanaio, certo, in qualche modo, okay? Perfetto, non costa molto essere solidali. Perfetto, grazie mille Stefano, davvero grazie mille per essere stato con noi, speriamo di risentirci presto, di averti ospite, magari i prossimi mesi ci racconterai come è andata questa iniziativa. Sta andando molto bene, ti posso già dire che grazie a Dio sta andando molto bene. Perfetto, bene, sono contenta, ti mando un abbraccio virtuale e grazie ancora per la tua testimonianza. Ciao ragazzi, grazie mille a voi e buona giornata a tutti. A presto, ciao.